ECMA 2019, stand dell'Orto in compagnia di un pilotissimo della Moto3, Tony Arbolino. Ciao Tony, per fortuna sei qua anche tu oggi a vedere le moto, come stai e com'è annusare l'aria di ECMA? Ciao, grande, innanzitutto. È molto bello, più che altro perché vengo in bici, no? Che sono di fianco a casa, quindi è molto bello, ma mi è piaciuto sempre, vengo tutti gli anni dal 2009 che vengo qua, quindi mi piace un sacco. Pischellissimo. Da quando proprio ero piccolo, e vedevo, mi ricordo quando andavo a vedere i piloti, no? Dai, guarda che bello! Oppure quando vedevo le 125, dai che un giorno la guiderò con mio papà. Andavamo a cercare anche gli sponsor per correre, quindi ritornare qua mi fa sempre piacere, ecco. Sei tornato in un'altra veste di pilota, Moto3, quest'anno posso dire un buon anno, considerati i podi, soprattutto il terzo posto, due secondi posti, due vittorie, insomma hai martellato quest'anno. Sei abbastanza soddisfatto, considerato che c'è ancora potenzialmente il secondo posto punti di classifica alla mano? Sì, sono soddisfatto perché dall'anno scorso abbiamo fatto un lavoro incredibile e sono molto soddisfatto per quattro podi consecutivi, per le vittorie, soprattutto in Italia, e diciamo che siamo stati molto forti, ecco, mi sento molto forte, e, però alla fine dai, dalla porta se l'è meritato, e un italiano va bene quindi, però alla fine penso che sono cresciuto molto durante tutto l'anno. Molti errori, ecco, questo sì, facciamo in alcune piste abbiamo fatto veramente fatica dall'inizio alla fine, abbiamo portato il problema troppo a lungo fino alla domenica, ma penso che alla fine siamo terzi, quasi lì sul secondo, vediamo se riusciamo a mettergli un po' di pressione a Valencia, e vincere a Valencia sarebbe incredibile. Senti, l'episodio più bello di quest'anno è l'episodio che dici, porca miseria, diciamo, il più alto e il più basso, l'ho già chiesto anche agli altri tuoi colleghi, dove ti sei piaciuto tantissimo e dove proprio l'abbiamo cannata la grande. Bravo, mi sono piaciuto molto dopo la pausa estiva, quando sono tornato, lì ero molto, molto forte, molto determinato, e mi usciva tutto facile, diciamo, anche quando non ero al 100% fisicamente. E tante gare che ho fatto un sedicesimo, un diciassettesimo, senza motivo, ecco, lì sono proprio le notti in cui non dormo, ecco, quindi. Però alla fine dai, vediamo di migliorare queste gare per l'anno prossimo e cercare di essere più forti. Allora, in attesa di vederti a Valencia, chiedo a Tony Arbolino un saluto a tutti i ragazzi che non vengono a ECMA perché magari sono lontani, che vorrebbero vedere le moto e insomma perché sei un pilota della Moto3. Un saluto a tutti, peccato che non siete qua perché è veramente bellissimo e ci vediamo presto.